Pronto? Sì. Sì, ciao. Dimmi. Avete aumentato il prezzo del boy? E non l'hanno capito. Ma in che senso avete aumentato il prezzo del boy? Ah, avete aumentato il prezzo dell'Allboy dal mese prossimo. Uscito sul preview, ma i lettori non l'hanno capito. Aspetta, fammici capire qualcosa perché... Davide, un attimo. Aspetta un attimo, Davide. Fammici capire qualcosa. Quindi il prezzo dell'Allboy di questo mese non cambia. Il prossimo... Quanto l'avete messo? 8,90. Un euro in più. Lo dobbiamo far capire ai lettori. Vabbè, io ci provo, non so se lo capiranno, devo dire. Ci provo. Bentornati cari lettori, come state? Spero tutto bene, io sono la DJ, questa è Storia dell'altra vita, qui parliamo di fumetti, di cose nerd e ci rendiamo ridicoli davanti a tutti. Ho appena chiuso la chiamata col direttore, qui bisogna far capire a voi lettori perché l'Allboy costerà un po' di più dal prossimo numero, non da questo che esce questo mese, ma dal prossimo, il 24, ce l'ho proprio qua, venite più vicino che ne parliamo meglio. Allora, eccolo qua, nel preview abbiamo scoperto questa cosa qua, il Dylan Dog Allboy numero 24, oltretutto, poi succedono le cose sempre così, l'ultimo racconto scritto e disegnato da Carlo Abbrosini, di sempre, non ce ne sono altri, Anime Mutanti, sarà incluso appunto in questo Allboy, l'Allboy di aprile. Meglio detto, ci sarà anche una storia di Alessandro Russo e Andrea Frattori, il dilemma dell'Aragosta, e costerà 8,90 ora. E vabbè, ma può darsi che il preview si sbaglia. Nel senso sì, può darsi che il preview si sbaglia, l'hanno chiesto su Facebook, e su Facebook il social media manager, dopo aver chiesto, perché ha scritto proprio un messaggio, chiedo, ha confermato che costerà di più l'Allboy. Fino a quello che troverete questo mese costava 7,90. Costa 7,90. Un euro in più. Tanto poco. Dovuto, non dovuto. Non lo compro più. Oh madonna mia. No, ma li vale. Queste sono tutte quante decisioni molto molto personali, molto molto soggettive. Di oggettivo c'è ben poco. Noi sappiamo benissimo che un'azienda, questo me l'avete detto voi, io ho sempre sostenuto che gli editori fossero più che un'azienda, fossero qualcosa che ha a che fare con la cultura, anche per quello hanno numerose agevolazioni all'interno della fiscalità dello Stato, e le agevolazioni si fanno o per chi dà un servizio allo Stato o per chi è in difficoltà, e in questo caso le aziende, gli editori, le case editrici, sono entrambe le cose, stanno in difficoltà e danno quel qualcosa in più al panorama o culturale o sociale dello Stato. Beh, questo è un discorso assolutamente personale. L'oggettività non c'è. Le aziende, gli editori, fanno un discorso di margini di guadagno. Dylan Dog Allboy ha il giusto margine, il doveroso margine, ha la possibilità nel momento in cui appunto diamo l'incarico di comporre un Allboy, fare la storia, fare la copertina, impaginarlo, stamparlo, distribuirlo, gestire i resi, gestire il macero, abbiamo per tutto questo rischio il giusto guadagno? Sì, no. E lì si fanno due conti. E si vede se si può andare avanti, se per andare avanti bisogna ritoccare il prezzo, se anche ritoccando il prezzo non funziona comunque. Quindi, i motivi per cui l'Allboy è salito di costo sono fondamentalmente questi. Non vende moltissimo. È un prodotto che con il ritorno al classico della serie regolare, diciamo, non è più allineato, o forse non è più neanche necessario.
Dylan già pubblica troppe storie ogni anno. E questo è un punto che io peroro da parecchio. Meglio meno storie memorabili alle quali si dà respiro, piuttosto che un accozzaglia di storie, casomai belle, casomai alcune anche memorabili, ma che si dimenticano presto perché arriva la successiva a tagliarla dalle cosiddette, soprattutto in un periodo dell'anno che non è l'estate, in cui si ha un po' più di tempo per leggere. Credo che la pubblicazione di, per esempio, nel mese di febbraio ci saranno in tutto 4 storie inedite di Dylan, una a settimana. Più storie ci sono e meglio è? Non credo. Non ti rimane il tempo per assaporarla, per gestirla, per ripensarci, per parlarne con altri lettori, con gli amici, sui social, con gli amici. Non ti rimane tutto quanto quel tempo, quell'attimo di veramente godimento della stessa. Quindi, Dylan Dog All Boy, 8,90, perché poi il punto è sempre quello, no? Un numero regolare costa 4,90. Facciamo i conti della serva. Un numero regolare costa 4,90. Due numeri regolari costano 9,80. Preciso. A Bonelli due numeri regolari costano un po' di più. È ovvio. Sono due redazionali, sono due copertine, sono due impaginazioni, sono due... soprattutto sono due distribuzioni, ritiri e maceri. Sul macero non lo so, perché effettivamente si va a grammatura, quindi là può darsi che è la stessa cosa, ma forse ci manca l'oste, diciamo, ci manca la quantità di copie, e quello là può fare veramente la differenza, non lo sappiamo. L'All Boy venderà meno della serie regolare, ma è una cosa che noi ci diciamo, potrebbe essere il contrario e non ce ne rendiamo conto, non lo so, però così sembra. Lo comprerò ancora? Io ormai con i Bonelli ti faccio un discorso. Mi interessa? Veramente? Lo prendo. Non mi interessa? Non lo prendo. Probabilmente questo qui, appunto perché c'è l'ultima storia di Ambrosini, lo prenderò fisicamente. Poi raga, a me non mi dovete prendere come metro di paragone, perché poi io alla fine, io ho spirito collezionistico quasi zero, che tende al zero, il mio spirito collezionistico tende a zero, a me piace leggere le storie. E io da questo punto di vista sono fortunato, anche grazie a voi, ho una grossa attenzione soprattutto sul fumetto seriale italiano, sui Bonelli, dei Bonelli in generale, Dylan Dog. Me lo mandano, fra virgolette, mi leggo il PDF lettura, quindi alla fine la storia la leggo, di tenermi l'albo non mi interessa granché, quindi posso fare una scelta e una selezione. Però detto questo, a me non mi sembra sto scoglio insuperabile 8,90 su Dylan Dog All Boy, anche perché da quello che mi pare di capire, chi compra l'All Boy non è che poi se va a comprare in generale, poi ci stanno le eccezioni, si va a comprare vagonate de manga, vagonate de comics, vagonate di altri fumetti italiani. Diciamo che chi compra l'All Boy è un lettore molto affezionato a Dylan Dog, molto affezionato alla sua idea di Dylan Dog, e quindi si compra l'All Boy come supporto, almeno fino a un po' di tempo fa, come supporto, come diciamo... quasi cura alla lettura della serie regolare, no? Vabbè, sì, l'ho detto, l'ho voluto dire. Perché la serie regolare non era abbastanza soddisfacente per quelli che erano degli affezionati al boy. Per cui secondo me non sposta niente. Non sposta assolutamente niente. Probabilmente si saranno fatti due conti, ne vendono di meno, non ci stanno dentro. Ci stanno dentro alla marginalità che vogliono avere in quanto azienda, e quindi un euro in più. Se non in garra nemmeno quello, probabilmente lo cancelleranno, e queste storie ce le vedremo spalmate sulla serie regolare. Tanto ormai ce le possono mettere
senza alcun tipo di problema. Mi dispiacerebbe, perché il progetto Hellboy è un progetto estremamente raffinato. E forse anche per quello è stato capito meno. Non perché voi siate dei gretti lettori che non capiscono, ma perché appunto è un prodotto editoriale molto particolare. L'ho detto prima, raggiunge quel core che era insoddisfatto della serie regolare, che casomai continuava a comprare. Io ho tante testimonianze di voi che mi dite: no, io la regolare la compro, non lo leggo, perché compro l'Hellboy, mi leggo l'Hellboy. Alcuni dicono: no, io compro solo l'Hellboy. Poi qua è come col primo governo Berlusconi, no? Fece una valangata di voti, non l'aveva votato nessuno. Quindi poi l'ammissione di colpa non c'è. Però... Eh sì, perché sono esempi da boomer, capito? Però, appunto, io volevo sottolineare sta cosa. Io ieri ho comprato in fumetteria, mo se lo sta a leggere, mannaggia, non ve lo posso vedere, comunque, l'ultimo Dragon Ball Super. Ragazzi, è un tankobon normalissimo, non ce l'ho nemmeno qui un tankobon, è tipo questo, però molto più sottile. Cioè, è un tankobon normale, un fumetto giapponese che è, guardate qui, è così, normalissimo. Non è questo, l'ultimo Dragon Ball Super, appunto. Che oltretutto mi dicono è una storia, io ho provato a leggerlo, è illeggibile. Ma è costato 5,50€. Ma di che stiamo a parlare? Cioè, noi vogliamo mettere una storia semplicemente tradotta, importata e ristampata, in cui paghi i diritti. Ma i diritti non costano moltissimo, ragazzi. I diritti di traduzione e stampa di un manga non costano moltissimo, anche Dragon Ball Super. Con l'ideazione, la scrittura, il disegno di due storie di Dylan Dog, con autori che, voglio dire, sono autori, non che Toyotaro non sia un grande autore o Toriyama, assolutamente, non sto dicendo quello. Sto semplicemente dicendo che non si può confrontare un prodotto semplicemente importato con un prodotto local, no? Non lo facciamo in nessun caso. Ci fossilizziamo soltanto sul fumetto in questa cosa, e forse un po' nel cinema. Su questa cosa qua. Non si può confrontare il costo di un prodotto semplicemente tradotto con il costo di un prodotto che invece è fatto da zero, in modo quasi artigianale. Quindi, è vero, gli aumenti non fanno mai comodo, però, ragazzi, stiamo veramente parlando di una goccia nell'acqua, di un prodotto il cui aumento farà parlare soltanto perché Bonelli aumenta il fumetto. Non è così. Aumenta quella cosa lì perché probabilmente non c'è più marginalità. A questo punto io mi permetto di dire, mi permetto di continuare a perorare la mia idea. Diamo un po' più di dignità a sti seriali, a sti fumetti seriali. Diamogli, perché iniziano a costare. Voglio dire, quell'euro in più non è tanto, però 5 euro per la regolare, 9 euro per l'Old Boy. Comunque sono costi che uno fa, 7 euro per il Color Fest. Iniziano a essere prodotti che, se avessero un minimo più di dignità nel marketing con i quali li si propone, non è l'ultimo Dylan Dog. Non è mi vado a prendere il Dylan Dog del mese. No, mi vado a prendere la storia di... Mi vado a prendere quel numero là. Mi vado a prendere... Gli vogliamo dare un po' più di dignità a ste storie, a sti autori? Ci abbiamo in Italia delle firme eccellenti e continuiamo
a chiamare il fumetto seriale come... mi vado a prendere il Tex. Sì, ma cavolo, ma l'ha fatto Boselli, l'ha fatto Ruju, l'ha fatto Giusfredi. Cioè, comunque, diamogli sta dignità. Diamogli più respiro. Se lo meritano. In quel modo, anche leggere soltanto 12 storie più le 4 del Color Fest, quello lì non lo toccherai mai nella vita, ma magari lo farei un po' più grande, brossurato, carta patinata lucida a 9,90 perché si può fare, anche 10,90 perché si può fare. Però diamogli più respiro a queste storie. Sono troppo, tutte quante troppo. Questa è l'idea mia. Ma mi dovete dire l'idea vostra. Lo so che vi aspettavate che stavolta gli aumenti. Lo dicevo, ma non è così. E quindi quando non è così non si può dire. Cioè, non saresti obiettivo. Non vi direi effettivamente. Ma fare un video soltanto per far spettacolo e io non li faccio. Quindi, detto questo, che altro dirvi? Vi aspetto qua sotto nei commenti. So che alcuni di voi non saranno d'accordo con questa mia idea. Ci confrontiamo, ne parliamo, come al solito, in modo franco e tranquillo. Raga, ma chi sgarra lo banno. Qua le idee di tutti vanno rispettate. Di tutti. Questo è l'unico dogma di questo canale. Le idee di tutti vanno rispettate. Nessuno si può permettere di voler imporre la propria idea. E a volte ci sono alcuni che vengono da fuori che non sanno queste regole. Quindi io ogni tanto le ricordo. Gli stranieri ci stanno, sì. Gli estranei. Gli altri è l'host. Questa non è da boomer, questa è proprio da... Cioè, voglio dire... Ragazzi... Detto questo, che altro dirvi? Noi ci vediamo domani per il solito prossimo video e ci confrontiamo qua sotto nei commenti. Ciao belli.